Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Sono appena uscito dal lavoro e tu dici: "Wow, Neapolis, ma ho il video di qua". Allora, vi faccio. Sono le 23:40, lì c'è la luce. Ragazzi, ho disattivato tutte, ma dico tutte, le notifiche sul telefono, su DAZN, su Sky, ovunque. Mi sono registrato la partita. Ora vado a casa, mi faccio una doccia veloce, mangio qualcosina e mentre mangio, ragazzi, mi guarderò la partita Napoli-Roma. E questa è la bellezza del calcio, voglio, perché tu mo vai a casa, non sai che risultato ha fatto il Napoli. Di sicuro farò le 2, le 3 di notte, perché poi registrerò questo video, continuerò a registrare. E quindi, che dire, ci vediamo fra poco, voglio, con l'analisi, e poi vediamo se riuscirò a fare il post partita. Sempre e comunque forza Napoli dal vostro Napoli 1926. Quindi ci vediamo più tardi. Ma io non posso urlare, non posso urlare perché sono che 2 a notte, non posso urlare perché sono le 2 di notte. Ha pareggiato la Roma al minuto 90 e io non posso urlare perché sono le 2 di notte e stanno dormendo tutti in casa. Cioè, voglio, io non ci voglio credere, al 91esimo, mamma mia, ma ce lo meritiamo veramente, voglio. Ce lo meritiamo veramente, siamo veramente dei polli, mamma mia, io spero in un miracolo finale, ma mamma mia, il Napoli, come detto, sapete come la perdiamo, Carles Perez, meno male ha fatto per chi sto, cioè io non ho parole, solo bestemmie. Sono le 2 di notte, io ho detto dopo, mo me la guardo, avete visto, c'è stata questa piccola intro, ho detto mo me la guardo perché mi sento bene, aggiustiamo un po' la luce perché non è che sta venendo tanto bene, mamma mia, io non posso urlare, sono le 2 di notte, cioè io non ho parole, io veramente non ho parole, ma ce lo meritiamo, come detto, ce lo meritiamo, perché il secondo tempo tu non hai giocato. Tu il secondo tempo, Napoli, non hai giocato a calcio, ti sei praticamente solo difeso. Cioè, come fai a vincere una partita così? Cioè, dai ragazzi, via. Ora, posso capire il primo tempo, che ce l'hai avute le occasioni più della Roma, ma il secondo tempo ti hanno surclassato. Cioè, ti hanno surclassato. E se tu pareggi questa partita, ma poi guarda che errore fa Rachmani, voglio... Che errore fa Rachmani, voglio, io non ho parole, che errore fa Rachmani, che errore, voglio, che errore, mamma mia. Rachmani, oggi ci sei stato scandaloso, mamma mia. Guarda, vedere Mourinho che ci esulta in faccia, penso sia la cosa più brutta, secondo me, dopo la partita che ha fatto Rachmani, perché voglio... Rachmani peggiore in difesa, ma forse pure Zanoli oggi non ha spinto niente, voglio... Cioè, poi ha fatto i cambi, mi difesa a 5 perché mancavano 15 minuti alla fine, difesa a 5, cioè, non ha senso, tutto questo non ha senso, aiuto. 93esimo, 8 minuti di recupero, almeno ci sono 8 minuti di recupero, mamma mia, aiuto. Sono le 2 di notte, io non posso urlare. Palla in mezzo, ma figurati se c'è una palla, sì. Ma mo segno pure a Roma, aiuto. Se segna la Roma... Un telefono sbatti in tuo muro, lo giuro. Maronna mia, contropiede della Roma, non è riuscito. Mamma mia. Che schifo di Napoli, Ma ce lo meritiamo, Cioè, tu hai l'opportunità di buttare fuori la Roma per la corsa al quarto posto in casa. Cioè, l'opportunità in casa. Io quando vi dico il fattore Maradona... E questo, il fattore Maradona è questo. Lozano, che pure oggi Lozano ha fatto una partita di merda, perché c'è da dirlo, perché voglio, Lozano oggi, a parte l'occasione del calcio di rigore che c'era, non mi venite a dire che il calcio di rigore non c'era. Guarda Meretti l'aveva combinato. Cioè, a parte il calcio di rigore che ha preso Lozano, poi ha fatto tutta la partita per e per, voglio, è una cosa scandalosa. Mamma mia, mamma mia, io, mamma mia.
Mamma mia, non ho parole, minuto 94 e 40, si è infortunato un giocatore della Roma. Cioè, io non ho più, non so più che dirvi. Non so nemmeno, lo farò uscire alle 15 questo video, poi domani registrerò il giorno dopo. Cioè, mi è passata proprio la voglia di vedere questo Napoli, vi giuro. Perché non è lo stadio che è l'unica cosa che dice al Romano Bastardo, non fa né un coro, non fa niente. Ma non ci andate più allo stadio, cioè, fatelo per me, non ci andate più allo stadio. Perché quando gli stadi che si perdono o pareggiano, cioè, voglio, è una cosa scandalosa. Scandalosa. Mamma mia, una partita buttata così al cesso, veramente buttata. Primo tempo dominata. Dominata perché? Perché il Napoli giocava. Oh, perché il Napoli giocava palla a terra. E tu hai giocato palla a terra. E gli hai palleggiato in faccia. Nel secondo tempo, no, dobbiamo cambiare tattica, lanci lunghi verso Osimhen. Ha iniziato a fare i lanci lunghi. Il Napoli non ha più tenuto una palla. Cioè, ragazzi, è matematica. È semplice la cosa. E poi tu mi vieni a dire, Spalletti, no, non dobbiamo giocare con Mertens e Osimhen insieme. No, passiamo sempre un chilo morto e lo sa. Punizione per la Roma. Cioè, dalla tre quarti. Cioè, io veramente non ho più parole. Veramente. Cioè, io sono uno di quelli più. Sono l'uomo forse più positivo al mondo. Ma voglio vedere queste cose. Vedere queste cose alle 2 di notte, ma bene, lo schifo, ma bene, che schifo, che schifo. Ma non si fa segnare pure la Roma, mannaggia, bocchino, minuto 96, cioè non partono, non partono, chi lanci lo vai, cioè Rachmani, ma il lancio lungo a chi il lancio lungo, cioè io non ho parole, cioè io Rachmani oggi era da buttare fuori. Mamma mia, io guarda là, si stanno ammarcando solo loro, cioè il Napoli sta facendo di tutto per far segnare la Roma, eh? Sta facendo di tutto per far segnare la Roma il Napoli, cioè io non ci voglio credere. Mamma mia, io non ho parole, veramente non tengo parole. Ma ci sono i romanisti che verranno qui sotto, ah, oh, il Mourinho, ma voi avete speso 90, 80 milioni quest'anno? Non trasi nemmeno in Champions League, quindi state zitti, facete più bella figura. Gioca, gioca. Gioca, si è alzato Elmas. Un po' grande sportivo, così non mi piace. Sono sincero, così non mi piace. Punizione per il Napoli. Come fare un S fallo per il Napoli? Che schifo. Che schifo. Che schifo, voglio. Mamma mia, io. Che schifo. Ma invece lo meritiamo, perché noi diamo sempre per scontato che il Napoli debba vincere tutte le partite, ma il Napoli è stato costruito per entrare in Champions League, lo sappiamo, però sinceramente, voglio vedere questo scempio. Questo scempio, questi bastardi sullo stadio che già se ne vanno. Al 90° se ne sono andati. Ora voglio i fischi del Maradona. E ci sono i fischi. E ci sono i fischi del Maradona. Perché ve lo meritate. Perché siete dei falliti di merda. Punto, basta, siete dei falliti. Voglio, siete veramente dei falliti. Non ho altro da aggiungere, sono le 2 di notte. Se non riesco a. Sono le 2 di notte, 2 di notte e immagino vista sta merda partita. Andate a cagare tutto quanto. In primis Luciano Spalletti, vai giù. Avete buttato 45 minuti buoni nella merda. Accidite, noi ci vediamo domani con il giorno dopo perché mo Insigne bacia di lo scudetto, bacia di quel che cazzo ti pare, ma levati dai coglioni. A parte ha fatto una buona partita oggi, nessuno, non lo metto in dubbio. Però vai giù, non avete le palle. Vi mancano le palle, sempre e comunque forza Napoli perché aiù, se ne andranno tutti a fare in culo il prossimo anno, speriamo. Schifo e basta.